Per qualcuno è ancora tempo di vacanza, quindi qualcuno deve ancora partire. Per qualcun altro invece purtroppo le vacanze sono già passate e bisognerà attendere i prossimi mesi o il prossimo anno per avere un'opportunità come quella di realizzare un videoblog in vacanza. Però i videoblog si possono fare anche durante l'anno, quando si fa una gita il fine settimana, se se ne ha la possibilità. In questo video vedremo alcuni consigli da utilizzare per realizzare un videovlog in modo abbastanza semplice, basico, ma comunque coinvolgente per chi poi finirà a guardarlo, ok? Quindi faremo una serie di modifiche e di accorgimenti con Filmora per rendere più interessanti i videovlog. Cominciamo! Ah, vi ricordo anche che Filmora pubblicherà 4 video ogni mese sul mio canale personale, Eugenio Mazzucco, e non qui, che sono degli approfondimenti sul mondo del video editing, del videomaking e ovviamente delle tecniche di montaggio da utilizzare con gli effetti e le regolazioni presenti in Filmora. Quindi possiamo cominciare. Ve lo ricordo poi a fine video perché da qui alla fine del video poi magari vi dimenticate. Allora, quali sono questi consigli sul travel vlog? Ve ne do due a livello strumentale e uno a livello di montaggio video. Intanto, ricordatevi che voi andate in vacanza generalmente, non andate apposta per filmare e se perdete tutto il tempo dietro la vostra strumentazione, vi nervosite e non vi godete la vacanza. Io l'ho fatto, ho fatto queste cose qui e mi sono perso degli attimi perché ero dietro la strumentazione, a prendere il drone, a prendere la macchina fotografica, a metterla a posto. Allora, questa cosa ormai non è più necessaria, nel senso che ci sono un sacco di prodotti, compresi i nostri smartphone. Un iPhone, che sia Pro, che sia normale, un iPhone per la maggior parte delle riprese che si fanno in viaggio va più che bene, perché poi il grosso lo fa il montaggio. Ora, ci sono anche delle action cam, che sono telecamerine piccoline, di cui penso parlerò ad agosto e anche a settembre, perché sto attendendo due modelli, poi sul mio canale troverete i video, che permettono di registrare a un'altissima qualità, tenendovi le mani libere perché sono magnetiche, si attaccano al cappellino, al petto o in qualsiasi altro punto del corpo e voi sarete liberi di godervi la vostra esperienza, tornare a casa con il materiale registrato e montare un video bellissimo senza aver perso tempo a impostare tutte le regolazioni della fotocamera. Ormai i tempi corrono veloci e anche l'evoluzione del videomaking e del video editing. Secondo consiglio, ora. È vero che non state andando a lavorare, però tendenzialmente quando si va in vacanza un'idea di quello che si farà durante i giorni di vacanza la si ha. Quindi se si hanno idee particolari, perché sapete che andrete a visitare dei posti speciali, posti particolari, allora potete farvi un planning mentale o anche solo nelle note del telefono scrivervi i luoghi che andrete a visitare e se sapete già che quei luoghi hanno, perché ne avete sentito parlare, perché li avete già visti, hanno delle caratteristiche peculiari, hanno dei tratti particolari, allora segnatevi sì in quel caso come nota la ripresa particolare che volete effettuare, il soggetto particolare che volete inquadrare e anche l'ora migliore in cui andare a visitare determinati posti, se volete creare un video suggestivo di quelli dove il posto più bello del mondo che risulta deserto, ok? Questo un minimo di pianificazione, anche solo mentale, senza scriverlo, è utile. Io per esempio adesso poi andrò in vacanza con i miei amici e so già che alcuni tipi di riprese, senza perderci troppo tempo, andrò a farli a colpo sicuro, perché so già cosa andrò a riprendere, che cosa ho in testa, che cosa vorrò raccontare di questa vacanza. E il terzo consiglio lo vediamo con Filmora, ve lo anticipo, semplicemente andare a descrivere in modo sintetico, senza distrarre le persone che guardano i nostri video, il nostro viaggio o le località che andiamo a visitare e che filmeremo. In che modo? Beh, lo vediamo con Filmora. Dunque, creiamo il nostro nuovo progetto su Filmora e andiamo a importare le nostre clip di viaggio molto velocemente. Andiamo a importare un paio di clip per fare un esempio, una prova. Mettiamone altre due. Ok, sistemiamole all'interno della timeline. E adesso andiamo a utilizzare alcuni stratagemmi per abbellire il nostro video. Intanto da cosa si può partire? Beh, sicuramente si può iniziare il video con una panoramica di questo tipo. Se ne abbiamo a disposizione una col drone, tanto meglio, altrimenti va benissimo una girata con il nostro smartphone che contestualizzi un po' il luogo in cui ci troviamo. Dopodiché andiamo a utilizzare l'effetto cinema, ovvero
le famose bande nere. Basterà cercarlo all'interno del menu effetti, digitando cinema nella casella di ricerca e andando ad aggiungere le bande nere che troviamo a disposizione. Ce ne sono di diverse proporzioni. 21 noni può andare bene. Allunghiamo la durata delle bande nere su tutte le nostre clip. Ora passiamo alle transizioni. Nelle transizioni troviamo una opzione chiamata viaggio. Qui dentro troveremo diverse transizioni che sono studiate per questa tipologia di video. Ora nessuno vi dice che dovrete usare per forza queste, perché ce ne sono davvero tante e alcune possono piacere e altre meno. Ma generalmente, se vogliamo dare un'impronta abbastanza relativa al concetto del viaggio, qui troviamo tutto il materiale di cui abbiamo bisogno. Quindi andiamo, ad esempio, ad aggiungere una transizione tra la prima e la seconda clip. Di questo tipo, con le Polaroid. Ottimo, direi, no? E poi vi consiglio di utilizzare anche transizioni di questo tipo molto, molto minimal, cioè quando si va a cambiare completamente lo scenario, anche una cosa rapida come questa, se a tempo di musica, può andare più che bene. Inoltre, aggiungiamo del testo. Abbiamo la categoria viaggio. Quindi possiamo utilizzare uno di questi titoli per aprire il nostro video. Per esempio, andiamo ad aggiungerlo nella timeline e lo chiamiamo Thailandia 2024. Come vedete, molto minimal, andiamo ovviamente a ridimensionare il carattere se ce n'è bisogno. E ora non resta altro che andare a utilizzare sempre altri titoli, se vogliamo anche fare la suddivisione dei giorni, e utilizzare per esempio diario di viaggio. Diario di viaggio è uno strumento molto utile come titolo, perché ci permette di andare ad aggiungere informazioni, per esempio, non lo so, escursione Bangkok, e qua sotto andiamo a mettere giorno 1. Ok, qui abbiamo già in qualche modo dato una bellissima impronta al nostro video. Ora non ci resta che andare poi a scegliere un brano musicale che, diciamo, si intoni bene con il video, con il mood che vogliamo dare al nostro video, o meglio ancora, andate a montare basandovi sopra un brano musicale in modo da dare un certo ritmo specifico. Poi, se ogni battuta del nostro brano non coincide con un cambio scena, non è assolutamente indispensabile, ok? Non casca il mondo. Però, diciamo che la musica, insieme ai cambi scena fatti in modo corretto, va a restituire un ottimo risultato. Molto bene, abbiamo capito più o meno di cosa abbiamo bisogno per realizzare un vlog, ok? E quali sono gli accorgimenti da prendere in fase di montaggio. Quindi non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al mio canale personale, in modo da non perdervi i 4 video speciali che farà uscire Filmora ogni mese, e poi, se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace qua sotto o un commento e iscrivervi anche al canale di Filmora. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!